parte di noi. Chi ha il telefonino è sempre lì che cerca di controllare, siamo sempre controllati tutto. E sinceramente a me il telefonino, ovviamente il giorno della partita no, ma il trasferimento in pullman dall'albergo al campo d'allenamento non mi dà fastidio, anche perché ormai ci sono le suonerie, ci sono le vibrazioni, quindi non dà fastidio. Invece loro hanno voluto mettere anche quello. Quindi mettono sempre qualcosa in più rispetto a quindi quello. Fammi capire, la regola che loro ti hanno, come dire, ti hanno prospettato, ti hanno portato è che secondo me responsabilizzare la no, ma nello specifico il telefonino non deve suonare durante non deve suonare durante può essere silenzioso, vibrazioso, non deve vibrare mentre sei a tavola, non puoi iniziare a mangiare se non sono seduti tutti, non puoi entrare in sala pranzo se non siamo tutti, cioè quindi prima di entrare, prima di fare si guardano attorno, ma è così anche nelle case, voglio dire, cioè, non è che tu arrivi a casa tua con tua moglie, tuoi figli eccetera e mangi quando vuoi, aspetti le persone e poi inizi a mangiare, sono piccole cose, ma non è che fai delle cose straordinarie, sono delle piccole cose però fatte tutti i giorni ti danno la possibilità di vivere con le regole e avere, come dicevo prima, anche il senso di quello che stai facendo.